Bentornati sul nostro canale. L'altro ieri è uscito il nuovo album di Bruce Dickinson. Poi? Poi, non so. Poi, allora cosa ne pensiamo? Cosa ne pensiamo della Bruce Dickinson? Cosa posso dire? Che è molto bello! Molto bello. Sì, esatto. E allora ne parliamo sul nostro canale. Esatto, Prima. molto bello. Come stiamo facendo secondo te? Bene, eccoci qua. Parliamo quindi di questo ultimo lavoro del nostro caro Bruce Dickinson, giusto Luca? Sì. Grande, grande personaggio che tira fuori questo magnifico album solista, The Mandrake Project, Mandrake Project. che già è dal titolo è tutto un progetto, Già. no? Vai. Forse è meglio che gli facciamo una parte che non mi è piaciuta per Cioè, come niente. facciamo? Taglia. Prima di tutto iscrivetevi al canale, giusto Luca? Non l'hai Iscrivetevi al canale per ricevere tutte le nuove uscite e se non, la, e se non, le ave, non avete visto ogni ortice, guardatelo. Hot for teacher, Otto vuole dire Fortice. lui. Allora, dei Van Allen. Ecco, Hot for teacher dei Van Halen, il pezzo più bello dei Van Halen, giusto Luca? Già. Che abbiamo, almeno io ho provato a fare, ma così per divertirci un po'. E mettete un like. E mettete un like Attivate la campanella. e l'ho già detto. Ah, l'ha già detto. Ok. Quindi stavo dicendo che è un grandissimo album, giusto Luca? Sì. Come ti è sembrato? Beh, bello. Bello. A Luca è sembrato bello, a me è sembrato eccezionale, devo dire. Un grandissimo album, grandissimo lavoro, dopo tanti anni che Bruce Dickinson non faceva un album da solista, lo sai? Cioè, sento lo sbadiglio della mamma. Lasciamo stare. Non E mettiamo il quindi bianco e nero sta scena. ecco, questa è la termine che nero. Comunque, dall'ultimo album di Dickinson, prima di questo, era stato nel 2005. Sì. Quindi sono tanti anni che Bruce Dickinson non faceva un album solista. Beh, visto che faceva già canzoni faceva già album con gli Iron Maiden. È stato troppo impegnato con gli Iron Maiden, giusto? Poi c'è stato il Covid, perché sarebbe dovuto uscire prima, sai? Appunto. Però vabbè, adesso è uscito, quindi noi l'abbiamo ascoltato e vi diciamo adesso traccia per traccia cosa ne pensiamo. Cominciamo ad ascoltare, vai Luca. Primo pezzo dell'album. In realtà il primo pezzo l'aveva già, diciamo anche che due ne aveva già fatti uscire. Ecco, erano già usciti due singoli, giusto, ha ragione Luca, che Leggi il erano titolo. Afterglow of Ragnarok, che non mi aveva entusiasmato tantissimo. Tu cosa ne pensavi, Luca, di quel pezzo lì? A me Non mi è è un bel piaciuto. riff, a Luca è piaciuto di più questo qua, A me un po' meno, bel riff, mancava l'assolo, un po' troppo tirato, così. Però comunque un bel riff, un bel pezzo come singolo, no? Ascoltiamone solo un pezzettino, va? L'atmosfera un po' così da Mandrake Project. Questa atmosfera un po' particolare. È il tocco di Dickinson, è questo che mi fa rimanere molto. Diciamo, qual era la canzone in cui si sentiva il peggio dei versanti? Comunque questo qua è un pezzo che non ci ha fatto impazzire. A Luca è piaciuto tanto, a me anche meno. Però è un bel pezzo che comunque introduce l'album, l'atmosfera dell'album, giusto per me. Sì. Ecco, questo è il riff, sentiamo il riff. Riff bello comunque, eh? Quella canzone ha qualcosa che a me piace, sempre da solo un po', così. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, secondo brano. Many Doors to Hell, questo a me piace tanto, sentite il riff, bellissimo. Tra l'altro lo stiamo già facendo la chitarra, veramente bello questo Oh, hai funerato un altro video. Mi devo andare anche di questo. pezzo. Questo mi piace proprio. Tanto bello anche il testo. Questo è proprio bello. A me piace, questo è uno dei pezzi che mi piace di più, direi che questo pezzo io gli do un 10. Anch'io. Un bel pezzo, diciamo, non difficile da fare, ma un bel pezzo fatto bene. Cosa Ecco, risentiamo il riff. A noi ci ricorda qualcosa, soprattutto a Luca. Cosa ti ricorda?
è simile a un riff che avevano fatto gli Scorpions, della canzone Rock You Like a Hurricane. Sì, Rock You Like a Hurricane. In pratica lo ricordo un po', però poi diventa un'altra cosa, molto bello comunque. Andiamo avanti, Rain on Graves. Rain on the Graves, che è il secondo singolo che abbiamo già fatto uscire e che abbiamo fatto anche. Che abbiamo anche fatto sul nostro canale. Questo a me piaceva molto, anzi piace molto. A Luca un po' meno, piace di più il primo singolo. Sì. Sì, però è bello, soprattutto anche il video, cioè il primo video a me non mi era piaciuto molto. Questo invece è un bel video anche, un po' troppo ridicolo, diciamo, perché in realtà il testo non è così, diciamo, lui l'ha ridicolizzato un po', però è un bel singolo, insomma, un po' atmosfera, un po' così, da, cioè il diavoletto che parla, che spara i laser dagli occhi. Sì, il testo a me non mi piace tanto, mi piace di più come suona, no? Sì. Bene, a Luca piace come suona, anche a me piaceva solo di Roy Z. Andiamo avanti, ecco, andiamo adesso a uno dei pezzi che sicuramente sono tra i più belli dell'album, Resurrection Man, ascoltiamolo. Questo è proprio bello, eh? Gli uomini risorti, Resurrection Man. Sentiamo il riff iniziale, molto bello, ma poi mi piace soprattutto quando diventa un po' strano. Qui, attenzione, sono molte tastiere nell'album di Dickinson, che a lei se non piacciono tanto, no? Infatti qui, ecco qui, questa parte qua è molto sì. Western. Tipo, questa non è proprio una canzone che farebbe Dickinson, è più un pezzo che farebbero... Più Morricone, alla Morricone, sì. Alla Tarantino, no. La film. Da più western. Sì, da più western. Non è un western questo, vero? No, non è un western, ma insomma qui è atmosfera da film. No. Giusto? Sì, a meno che non era un attore. Ecco, qui poi adesso si sentono le chitarre, il brano diventa più complicato e poi comincia una grande voce di Dixon. Sentiamo comunque un secondo, andiamo anche dopo. Vabbè, insomma, poi lo ascoltate. Qui c'è il ritornello, ok? E questo è il pezzo della canzone che è piaciuto molto, che a un certo punto cambia completamente, no? Qui è molto Dickinson, no? Sì. Questa voce era Dickinson. Già, qui tutto normale, tutte le cose tutto normale. Per lui. Attenzione, state attenti, non vi distraete. Giusto. Non vi distraete che adesso arriva una parte. Che cos'è questo? Cosa ci ricorda? Oh sì, un riff dei Black Sabbath. Ecco, è molto qui diventa, diciamo, una canzone tipo Black Sabbath, con un riff alla Tony Iommi, giusto? No. Molto distorto, peraltro. Proprio come facevano i Black Sabbath. Quindi qui la canzone cambia completamente, va avanti adesso così, un po' in questa maniera qua, fino ad arrivare poi alla fine in cui, ecco, cambia completamente, poi si va di nuovo verso il ritornello. Comunque bello, bello il pezzo come è costruito. Quindi questo è uno dei pezzi più belli che ci piace, no? Poi andiamo su Fingers in the Woods. Che non me lo ricordo, perché l'ho sentito, non mi ricordo bene. Tu te lo ricordi questo? No. Questo è un orecchiante. Perché no? Quindi andiamo al Finger in the Woods. Cosa dire di questo pezzo? Cosa dire di questo pezzo? Che al primo ascolto non ci è rimasto in mente. Perché questo pezzo, no, anche questo non è tanto una cosa da sì, è un po' particolare, quindi diciamo il ritmo scende un po', no? Più soft, giusto? Sì. Bene, questo, diciamo, a me non mi ha fatto impazzire il suo pezzo, però Io sono proprio di cioccolata.
diciamo che questo non è tra i migliori dell'album, però diciamo un bel pezzo di questo, dobbiamo dire. Questo gli diamo un 6, dai, io gli do un 6. Anch'io. Anche Luca. Adesso andiamo a un pezzo che, che Luca ci ha sempre detto sì per lui. Vai, andiamo, vai. Ecco, questo è, faccio io una piccola introduzione, Eternity Has Failed, che è lo stesso pezzo che c'è sull'album dei Maiden, che però lì è Should Fail. Quindi qui cambia parecchio il testo, nel senso basta una frase per cambiare un po' il significato. No. L'ha fermato, attenzione. Questo è anche carino. Questo lo togliamo. Allora, Eternity Has Failed, quindi qui siamo un pezzo già pubblicato dagli Iron Maiden, ma di Dickinson, che si era rubato Steve Harris, che aveva un po' trasformato. Sì. Ok, quindi Dickinson ci mette la sua versione già col testo modificato, Has Failed, quindi l'eternità ha fallito. Ok? Poi cosa succede? Sto pezzo da già quando lo sentiamo non ci ricorda niente, tipo di un pezzo che veniva da The Book of Souls e The Show Fade. Allora, da come lo sentiamo adesso il testo è uguale a come era prima. La parte iniziale, giusto? Beh, in realtà la parte iniziale prima era loro la facevano con la tromba, qui è più o meno fatta con il flauto. Sì, qui ecco c'è già una prima modifica. Giusto? Però sostanzialmente è quello, però abbiamo modificato gli strumenti. Poi il pezzo più o meno va a finire come quello dei Maiden, tranne appunto questa parte di testo che viene cambiata. Quindi andiamo un po' avanti, perché adesso parte però un po' più lento il teorema, vero? Già. E qui va avanti più o meno come quello di Maiden, non ci sono molte differenze, tranne questa del testo. Ecco, sul testo, cosa diciamo sul testo? Fermiamo un attimo. Allora. Il testo, cosa vuol dire il testo? Ti sei fatto questa domanda? No. Io non l'ho fatta, la sono andata a vedere un attimo. Ho visto l'intervista di Dickinson, perché Bruce Dickinson l'ha cambiato un po'. E siccome sull'album di Maiden non si capiva cosa volesse dire, cambiando leggermente da Should Fail a Has Failed, ok, la cosa è cambiata completamente, perché adesso si capisce, cioè l'eternità fallisce. Già. Ok, cioè vuol dire che non siamo eterni, ma cosa succede? Che l'uomo cerca l'eternità con la scienza, ok? Quindi l'uomo in qualche modo cerca di diventare eterno con la scienza, mentre l'eternità ha già fallito di per sé, ok? Questo è un po' il senso del testo, ok? Che invece nel testo dei Maiden l'eternità potrebbe fallire, no? Ma non era sicuro che falliva. Se nel caso l'eternità dovesse fallire, allora arriva la scienza. Esatto. Quindi era un po' diverso. Sì, nella prima versione l'eternità potrebbe fallire, ma non è detto. Nel caso fallisse, ok, ci arriva la scienza. Qui invece è già sicuro che è fallita. Già sicuro che è fallita e la scienza continua. E la scienza va avanti, ok, ci pensa lei, secondo Dickinson comunque nel testo di questa canzone. Comunque, torniamo all'aspetto musicale della canzone, giusto Luca? Che diciamo ancora di questa canzone? Che adesso cambia un po', no? Questa parte è uguale. Andiamo. Sì, vabbè, ritorniamo più o meno uguale, però c'è la parte della solo che è completamente diversa. Ecco, qui adesso inizia il solo di chitarra e qui parte Roy Zedder. Sentiamo questo solo di chitarra, questo è bello, no? Vai. Qui è uguale, però qui c'è Roy Zedder che comincia a fare il suo solo, sentite. Allora. Questa è una parte anche questa molto diversa.
Bello, eh? Bellissimo. Questo è questo. Qui poi dove qui cambia un po', diciamo questa è la parte che cambia della canzone, è molto bella però la canzone, insomma, è molto bella, anche se vabbè, insomma, si vede che si è mantenuto lo stile dei Maiden, quindi diciamo le prende un'altra strada, no? Sì. Comunque è bello l'arrangiamento delle canzoni in questa storia. Andiamo avanti perché non vogliamo annoiare troppo. Adesso passiamo a Mistress of Mercy, che è considerato uno dei pezzi più belli dell'album. A me non mi ha ancora convinto bene, ma lo devo probabilmente ascoltare meglio. Andiamo a sentire un po'. Andiamo a dire. Martellante di basso con batteria. Bravo. Le parte lì, ecco. Bello, che fa. Questo è metal moderno, no? Bello, questo è veramente bello, pezzo. Quello di là. 10. 10, eh? Questo lo mettiamo. Luca 10, io gli do un 8 perché ancora non mi ha convinto bene, ma devo sentire. Però questo è un pezzo, diciamo, che i Maiden non farebbero male, quindi questo è un pezzo proprio di inizio per le strane, giusto? Sì, il titolo del pezzo lo potrebbero mettere in uno dei loro pezzi. Giusto, d'accordo. Il testo è stile Maiden, ma la canzone no. Giusto? Sì. Bello, andiamo avanti. Face in the Mirror. Qui siamo un pezzo un po' strano, no? E qui, anche qui, Bruce Dickinson prende una strada un po' diversa. Giusto? Un pezzo tipo... Sai quel pezzo col pianoforte che inizia a vedere, come si chiama? Il Barion del Bravo, bravo. Assomiglia un po' a quel pezzo là, lui inizia con pianoforte, che suona lui. E lui che suona il pianoforte. A volte, suona, a volte fa le cose con dei Maiden, a volte fa le sue cose, a volte le fa proprio a Diciamo che lui qui prende una strada un po' diversa da quella di Maiden, no? Sì. Ma è giusto che sia così, perché no, se no metteva meglio nel pezzo di Maiden. Sì. Bene, adesso arriviamo secondo me al pezzo che per me è il capolavoro dell'album, che è Shadow of Guts. Poi vi dico su questo brano alcune cose. Sentiamo prima un attimo questo brano qua, anche qui c'è una parte iniziale e poi c'è un cambiamento completo. Andiamolo a sentire. Non so se a te ti è piaciuto questo brano, Shadow of Guts. Mettilo. Qui inizia anche lui col pianoforte, un po' una cosa un po' stranina. Bella, bella. Sì. Quindi canta, vuoi più suonare il piano, suona anche qualche altro strumento? Non credo, no, forse anche la chitarra in qualche brano, mi sembra. C'è l'ombra degli dèi, attenzione. Quali dèi? Dobbiamo leggere il testo, dobbiamo ancora leggere questa canzone. Però. Dopo vi diciamo una chicca di questo album, se ve la racconta Luca. Quindi il pezzo inizia così, molto soft. Guarda, un po' ci ricorda anche questo il Parion de Clowns. Sì, un po', sì. Poi però arriva un ritornello che è veramente molto bello. Sentiamo il ritornello struggente. Si è sentito lo scarico di fuoco. Adesso sentite il ritornello. Quindi va sempre in crescendo, fino a che si arriva al ritornello cantato dalla voce di Dickinson. Bellissimo.
qui non potevamo interrompere, perché il ritornello è troppo bello da ascoltare. Quindi adesso però qui cambia tutta la canzone, attenzione, adesso qua c'è una parte, diciamo, come si dice, un interlude, no? Mentre Luca sbadiglia, si va verso. A Luca non piace la mia interlude. Dai, smettila di dire tutto quello che c'è. Questo passaggio. Quindi siamo arrivati qua, l'interlude, che Luca si è svegliato e non si stava presentando l'interlude. Dai, smetti. Attenzione. C'è questa parte un po' sfumata, che però è un'introduzione verso una parte completamente diversa, giusto Luca? Sì. Attenzione, rimanete collegati. Sei collegato? Sì. È collegato. Dai, smetti. Attenzione. Allora, cosa ci fa venire in mente questo? Forse il Judas Priest? Sì, proprio il Judas Priest. È una parte proprio che ricorda un brano di Judas Priest. E c'è un motivo, adesso lo spieghiamo. Quindi qui adesso guardate la canzone come se fosse un'altra canzone completamente, giusto? Però ecco, adesso vi raccontiamo qualcosa di questo brano che forse non sapete. Vai Luca. Allora abbiamo visto Bruce Dickinson e anche Judas Priest. La verità è che questo pezzo lo dovevano fare insieme. Sì, in realtà questo pezzo era un pezzo che doveva appartenere a un progetto diverso, cioè sì. Un progetto che si chiamava I Tremors, che era un po', ricordava i tenori, no? Invece loro, ed erano tre, in effetti, tre cantanti, doveva esserci Dio, doveva esserci Ronnie James Dio, doveva esserci Bruce Dickinson e doveva esserci Rob Halford dei Judas Priest, appunto, che doveva fare questo pezzo, doveva cantarlo nella seconda parte. E infatti non a caso il pezzo dopo somiglia molto a un pezzo dei Judas Priest. E peccato che non, questo progetto poi non è andato a buon fine e quella canzone lì era rimasta abbandonata. Ok, fino a che Bruce Dickinson ha detto: ma perché è così bella sta canzone, la metto nel mio album, giusto? Sì. E meno male che l'ha messa, tu pensa se fosse rimasta lì dimenticata. Già, hai ragione, è proprio la parte finale. Bene, e quindi questo è il pezzo più bello per me, 10 assoluto questo qua, anzi forse di più, 10 più se si può. Beh, 10 assoluto è più alto, 10 più. Ecco, vabbè, insomma, comunque allora, questo è il pezzo più bello secondo me. Luca, tu cosa ne pensi di questo pezzo? Molto bello. Bello, anche a lui piace. Bene, e arriviamo all'ultimo pezzo dell'album, che è un pezzo molto sperimentale, molto particolare. Pensa che qui Dickinson ha raccontato in una delle sue interviste che in realtà l'aveva scritta, ma non aveva trovato il testo, e allora mentre questo andava, diciamo, stava suonando il pezzo sotto, lui si inventava un testo sopra, per cui è venuta fuori una cosa un po' strana, sentite. Quindi un pezzo, vedete, un po' che non è né Maiden né Dickinson, è tutta un'altra storia, ok? Un pezzo sperimentale. A me piace molto questa riff, in particolare il suo. Sono un po' The Call of Duty di Metallica. Tu lo sai? Sì. Credo che alcuni pezzi faccia qualcosa come Ozzy Osbourne, no? Un po' Ozzy, bravo Luca, un po' Ozzy questo. Molto Ozzy. Ecco, va avanti un po' così, poi lui si inventa un testo, un po' comincia a ripetere le cose, perché si era inventato un po' all'ultimo momento, un po' improvvisato il testo, senti. È anche un po', come si chiama, pittorico, sì. Un po' psichedelico questo testo, no? Vabbè, insomma, va avanti, ve lo lascio ascoltare. Però rimane sempre molto molto lento questo pezzo, proprio la conclusione dell'album, no?
Sonata, sonata. Sonata, perché tu stai suonando. No, non stonata. Sonata. Bene, allora cosa vogliamo, come concludiamo? Quindi salutiamo i nostri amici e allora vi annunciamo altri due video. Il primo è l'uscita dell'album dei Judas Priest. Esatto. Giusto, che vogliamo vedere com'è e soprattutto andremo al concerto. Quindi poi andremo al concerto di Judas Priest, quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale perché vi racconteremo cosa è successo lì. Esatto. Cosa succederà lì, perché deve ancora succedere. Giusto? Salutiamo i nostri amici. Ciao. Ciao e rimanete lì, lì a guardarci. Anche il concerto di Metallica.